questione morale. In realtà due inchieste giornalistiche l'hanno prepotentemente rimessa al centro degli onori della cronaca. Una è del sito Fanpage e riguarda la Campania, l'Eco, Balle, il PD, De Luca e anche altri partiti, e l'altra invece è stata fatta dalle Iene e riguarda i rimborsi che alcuni parlamentari delle Iene non hanno dato negli ultimi anni. Di questo cerchiamo di parlare questa sera con Dino Giarrusso, che ha una doppia veste, ormai una sola, ormai perché Dino è una ex Iena, non so se Iena si rimane per sempre, forse però dall'abbigliamento quasi, ed è candidato per il Movimento 5 Stelle qua a Roma, nel collegio uninominale. Quale collegio? Allora, il collegio si chiama Roma 10, Gianni Colenze, Monteverde, Trullo, Magliana, Portuense, Viale Marconi, Muratella, Tordivalle. Va bene. Aurelio. Un'intimidazione, come dire, tu De Luca te ne devi andare perché sei corrotto. Sentiamo. De Luca non è corrotto, De Luca è stato un grande sindaco ed è un presidente della Campania che si fa onore. Se poi vogliono cercare di incastrarlo con indagini fasulle o costruite o con le vicende terribili di Rosi Bindi, vediamo poi che lui ne esce alla fine, come uscirà questa volta, assolutamente scagionato e innocente. Un'avvertenza per i nostri telespettatori, perché non tutti lo sanno, ma Vittorio Sgarbi non è candidato nel partito di Luca, queste cose le diceva anche prima. Fermo Giarrusso, perché cita Cantone, io Cantone ve lo voglio far vedere letteralmente. Poi posso replicare prima? Certo, puoi replicare, abbiamo un sacco di minuti per farlo. Okay. E oggi, perché è uno degli elementi di quello che ha detto Sgarbi, in un'intervista al Corriere della Sera, in una lettera al Corriere della Sera, oggi Cantone, che si occupa dell'anticorruzione, dice che il compito della giustizia penale è punire e perseguire coloro che hanno commesso reati, non coloro che si mostrano propensi a commetterne. Questo è il capo dell'anticorruzione in Italia. Parola a te, che sei un po' Iena è un po' candidato al Movimento 5 Stelle. Adesso sono qui perché sono candidato con il Movimento 5 Stelle, però parliamoci chiaro, mi sembra surreale il dibattito, quello che dice Cantone è giustissimo dal punto di vista penale. C'è un dato politico, signori, e mi stupisce il fatto che non stiamo parlando di questo. Ci sono delle persone, funzionari della Regione Campania e politici campani, che chiedono denaro a un imprenditore, a quello che loro credono sia un imprenditore, soldi pubblici che vengono rubati da queste persone, che sono pronte a rubarli, a metterseli in tasca. Uno dice 50.000 euro non sono niente. Quelle persone lì sono abituate a fare così. Cioè, l'inchiesta di Fanpage, che secondo me è spettacolare, mi complimento con i colleghi di Fanpage, l'ho già fatto pubblicamente ma anche privatamente, ho chiamato Piccinini dopo la prima uscita del servizio perché ci conosciamo, gli ho detto bravo, coraggioso, perché l'inchiesta svela un sistema, il sistema politico. Non a caso Sgarbi, che è di destra, difende De Luca, che è di sinistra, perché a Sgarbi e De Luca sta benissimo questo sistema, a me non sta bene, al Movimento 5 Stelle non sta bene, agli italiani non può stare bene, perché la Campania è la terra dei fuochi, sono morti i bambini, ci sono tumori, ci sono avvelenamenti, i frutti della terra meravigliosa che la Campania spesso purtroppo non sono sani, a causa del fatto che anziché smaltire bene i rifiuti, si sono smaltiti in maniera camorristica. Questo non lo scopre certo Fanpage, lo scopriamo da decenni. Tutte le inchieste anche della magistratura che ci sono state, lì c'è un terreno avvelenato, perché? Per dare soldi sotto banco a personaggi del genere. Aspetta, e chiudo, non so se quello che è stato raccontato è un reato o meno, io non sono né un avvocato né un giudice, ci mancherebbe altro. Il reato lo decide poi una terza sentenza definitiva, magari viene prescritto, magari non c'è, ma il dato politico, l'assessore al comune di Salerno, ma come si permette di parlare a nome della Regione Campania di smaltimento di rifiuti? Cosa c'entra il figlio di De Luca? Parla della Regione quando lui è assessore al bilancio al Comune di Salerno, quindi non c'entra nulla con lo smaltimento di rifiuti, eppure ne parla, e il suo commercialista dice dagli il 15%. L'altro, legato a Passariello, di Fratelli d'Italia, dice il 23%. Lo smaltimento, la gente a casa deve sapere, lo smaltimento di una tonnellata, che dovrebbe costare intorno agli 80-90 euro a tonnellata, lo arrivano a fare costare oltre 200 euro a tonnellata, cioè più del doppio. Perché? Per intascarsi i nostri soldi e metterseli in tasca. Questa è la vergogna. Non mi importa se da queste immagini c'è un reato conclamato, c'è un dato politico. La politica ruba soldi ai cittadini, la politica dei partiti tradizionali ruba soldi ai cittadini. Non lo possiamo più accettare, scusate.
poi il resto è tutto, per carità. Cioè, chi se ne frega del reato? Chi? E non è questo, no, il sono punto. Due cose diverse, sono due piani diversi, allora, sono due piani diversi, attenzione. Nessuno deve andare in galera, ma tutti dobbiamo dire che quelli stanno tentando di rubare dei soldi nostri e vostri che state a casa. Vittorio. Allora, se vogliamo procedere sulla base della logica e delle cose, l'assessore del comune di Salerno, che è figlio di De Luca, non entra in questa vicenda che, come giustamente ha detto il candidato di 5 Stelle, riguarda la regione. Quindi è uno sprovveduto. Che sia uno sprovveduto è la cosa che appare evidente da quel filmato. Che io sia di destra è un'altra ipotesi che rientra nella dimensione di una politica fatta da personaggi che hanno una visione molto schematica, perché potremmo dire destra, che è di destra o di sinistra. Posso parlare? O no, è candidato col centrodestra o mi sbaglio? No, era una domanda. No, sono candidato con me stesso. No. Ho fatto una federazione con Forza Italia, la quale vede miei primi antagonisti proprio quelli di Forza Italia. Ma siamo candidati. 5 Stelle invece è destra, sinistra, centro, sopra e sotto. E quindi è anche fascismo e antifascismo. Voglio dire, cerchiamo di parlare delle cose, non delle posizioni. Io difendo De Luca perché lo ritengo un uomo capace. E riparto da Benedetto Croce. Il vero politico onesto è il politico capace. A questa tipologia non corrisponde né Di Maio e tantomeno la Raggi. La Raggi è l'equivalente di Ciancimino, perché mentre si parla di ipotesi di reato, Roma vede edifici Liberty abbattuti per speculazione, con permessi della selvaggia, regione dati da abbattuti con permessi con una gestione amministrativa di una incapace totale che prende Totti come consulente per costruire grattacieli. Reato molto più grave di quello di cui stiamo parlando. Roma ha un sacco di una violenza inaudita fatto da una incapace totale che pensa ai grattacieli. Questo è il tema che avete avuto, Grillo e lei. E fa distruggere nel quartiere Coppedè e con altre minacce di cui c'è un appello oggi, però torniamo a De Luca, hanno 100 anni. Il crimine è lì, lì c'è la camorra, la mafia, il reato e la magistratura che non agisce. Quindi parliamo di ipotesi e guardiamo i reati veri. Il sacco di Roma, neanche Ciancimino però, ha fatto ritenso. Ma di che stiamo parlando? Vittorio, non c'è neanche stiamo parlando della questo. Realtà. Vai a vedere in via Ticino, il Vimino abbattuto, e vedrai cosa avete fatto voi. Siete responsabili della distruzione di un quartiere storico di Roma. Li ha dati le ha dati la regione prima dell'arrivo della giunta. No, non l'ha impedito il Comune. Bene. E stiamo parlando infatti di Comune e Regione, anche in Campania. Comune e Regione. Comune e Regione. Come facciamo però, Vittorio, però, allora, ma cosa allora, la Raggi è il politico più disonesto e più incapace. Voglio discutere della Coppedè in questo momento. Ragazzi, voglio discutere di un'altra cosa. Parliamo dei reati veri. Parliamo dell'abbattimento di un villino. Parliamo di denunce fatte a Pignatone. Parliamo di una Roma messa a ferro e fuoco. Palermo al tempo del sacco di Palermo. Questa è la Roma vostra, la tua Roma. Candidato di una Roma cancellata. Con lo stesso atteggiamento. Ti voglio chiedere una cosa. Cioè, qui ci sono, persone che chiedono soldi pubblici davanti a tutti noi. Sono stati, scusate la parola, è un reato del cazzo. È un reato del cazzo. La terra dei fuochi ha avvelenato e ha ucciso migliaia di persone, di bambini. Adesso smettiamo di sorridere, siamo seri. E c'è uno che strilla parlando dei palazzi di Coppedè che sono stati. Che i permessi per abbattere i però quali non sono stati dati dalla Raggi. Chiedervi una cosa, se voglio siamo chiedervi al delirio, una cosa. Deliriamo pure, ma voglio parliamo di cose serie, voglio Nicola. Parliamo di cose serie. Roma non va distrutta, altro che i tuoi rifiuti. Roma non va distrutta, Roma non va distrutta, altro che i rifiuti. Voglio chiedere una imparate cosa. Imparate a rispettare la cultura, incapaci, ma ignoranti. Se è un bellissimo studiate. Programma del 5 Stelle sulla cultura di quando andremo non al governo. Non c'è, non c'avete nulla. C'avete soltanto se vuole glielo invio, non laureati glielo invio. E candidati. Sei laureato tu? Hai certo fatto che sono laureato, sono anche docente qualcosa. Universitario. Ma sono anche se uno non è laureato, non è che succede alla fine del mondo qua. Sono laureato a differenza di Veltroni, a differenza di Orfini, a differenza adesso, di tanti politici adesso vi faccio importanti. Vedere un'altra cosa, perché adesso Vittorio mi devi che spiegare. Non sono laureato. E che fai? Mandi messaggi mentre stai arrabbiando. No, sto cercando non so la se ridere o piangere, contro la Raggi dei sovrintendenti che indicano il sacco di Roma voluto da questa sindacatura. Il sacco di Roma, neanche Ciancimino, sono peggio della mafia. Beh, distruggere un villino oggi adesso, è un crimine. Il sindaco non deve pensare ai grattacieli per speculare cosa, con gli americani, a difendere la città.
Fermo. Allora, Vittorio, il fatto che seriamente, che ci sia una persona, peraltro non ignorante, non analfabeta come Sgarbi, che oggi nel 2018 dica che la Raggi è peggio di Ciancimino e che è peggio della mafia, a fronte di un'inchiesta dove si viene fuori come la Camorra ha governato la Campania, non è che De Luca, Vincenzo De Luca abbia commesso un reato, non credo che neanche compare in questi filmati. Viene fuori un sistema, il sistema dei partiti che si è arricchito così. Il fatto che qualcuno strilli come un matto dicendo che Ciancimino, che è stato un sindaco mafioso di Palermo, lo ricordiamo, condannato in forma definitiva per mafia, che la Raggi, che è una brava sindaca, che c'è da un anno e mezzo, con tutti i suoi limiti, certamente non ha niente a che vedere con la mafia, peraltro la cosa di cui dice Sgarbi, sono permessi che sono stati dati per abbattere quei palazzi prima che la Raggi diventasse sindaco, quindi non c'entra assolutamente nulla, ma il fatto che si paragoni questa realtà alla mafia e alla Camorra è segno del delirio dei tempi. Perché, ragazzi, la Raggi la inviteremo, verrà in studio. Vi voglio far vedere l'altro tema. Fermo, Gianluca, la prego. L'altro tema è, però, Sgarbi, su questo allora dobbiamo dire che se non c'è nessun problema, per nessun problema, per la cosiddetta Rimborsopoli e per la sua coda, diciamo così, massonica. Alessandro Usai. Si parla solo di delazione, stiamo parlando di Medioevo. Davide Zanforlini è un avvocato di Ferrara, candidato alla Camera per i 5 Stelle. Una lettera anonima lo accusa di essere stato un massone. Scoppia un caso nazionale e il Movimento 5 Stelle lo sospende. Guardi, sospeso, è proprio quando uno si sente sospeso, appeso per aria e non si sa che cosa sia. Nella mia vita non ho mai fatto politica, se non che meno di un mese fa persone di 5 Stelle, di Ferrara, mi hanno chiesto se volevo aderire al Movimento 5 Stelle. Sono stato candidato per... Perché sono stato? Perché adesso la situazione è veramente... mi sento in una sorta di limbo. Se verrà eletto, farà il parlamentare nel gruppo misto, se il Movimento 5 Stelle... parlamentare, ma alla fine io ho una sospensione senza averla mai vista, cioè è un messaggio di WhatsApp quello che ho ricevuto. Se dovesse chiedere il nuovo governo una mano... A quel punto lì... Io faccio gli interessi sempre degli elettori, cioè gli interessi della nazione. Pattuglia bella nutrita, nel gruppo misto sembra, soprattutto. Credo che quest'anno forse sarà la parte più nutrita, perché stanno capitando talmente tante cose che onestamente mi lasciano molto perplesso. Senta, ce la può mostrare questa lettera che ha... Ieri, andiamo in studio che gliela faccio vedere. Ecco, questa è... la genesi di tutti i miei problemi. Una lettera recapitata a due quotidiani locali di Ravenna dentro una busta non affrancata, bianca. Sostanzialmente la si accusa di aver fatto parte della massoneria. Il problema non è il fatto che io appartenga o meno alla massoneria, è il diritto di sapere se io, prima di diventare un personaggio pubblico, avessi il dovere di raccontare la mia vita privata. È scoppiato un caso nazionale per una lettera anonima. Sì, è l'inquisizione, la delazione, la cosa più becera che secondo me possa avvenire in uno Stato civile. È proprio una lotta, cioè noi dobbiamo impedire che la libertà vengano compresse. Gerruso, due questioni. Rimborsi dei vostri e massoni o presunti tali che vengono cancellati dalla lista all'ultimo. Innanzitutto il termine Rimborsopoli è totalmente improprio, perché cosa succedeva? I parlamentari dei 5 Stelle, nonché i consiglieri regionali, eccetera, in questi anni hanno restituito in totale oltre 30 milioni di euro, 23 milioni e 400 mila euro solo i parlamentari. Parliamo del loro stipendio, non di soldi pubblici, non di soldi dei cittadini, soldi loro, che volontariamente, avendo aderito ai 5 Stelle, venivano messi in questo fondo per il microcredito, che ha creato 17 mila posti di lavoro. Inoltre hanno rinunciato a 51 milioni di euro di finanziamento pubblico, quindi oltre 90 milioni di euro dei 5 Stelle ridati ai cittadini. Ok? All'interno di questo sistema qualcuno ha fatto il furbetto. I miei colleghi delle Iene, bravi, e applaudo loro come applaudo Fanpage. Non c'è un complotto? Assolutamente qualcuno no. Qualcuno dei suoi colleghi nuovi dice che c'è stato un complotto? No. Non credo. Io, sai, ci ho lavorato, li conosco. Non è così. Non c'è nessun complotto. Qualcuno forse glielo ha segnalato adesso, perché c'era la campagna elettorale. Questo lo credo. La talpa si è mossa in questo periodo, secondo me, perché c'era la campagna elettorale. La talpa, cioè non le Iene, quelli che gli hanno dato la notizia, no? Quello mi sembra evidente. Quindi c'è un complotto? No, cioè qualcuno si è vendicato, perché sapeva questa cosa. Detto questo, sono stati, ripeto, non c'è reato, perché sono soldi loro,
che, ok. Però è un agente infiltrato, quello là che ha fatto una buona cosa, quella, no? Più che vendicarsi. Secondo me assolutamente sì, perché se qualcuno fa parte dei 5 Stelle deve accettare le regole dei 5 Stelle, quindi queste persone hanno danneggiato il movimento, non gli italiani, perché erano soldi loro, ripeto, noi ne abbiamo restituiti 23 milioni e 400 mila, attenzione, le persone che hanno tradito lo spirito del movimento sono state subito cacciate dal movimento, ok? Sono state allontanate, è chiaro che se l'inchiesta fosse uscita prima non sarebbero neanche state candidate, perché come sai la candidatura per legge non si può ritirare e questo è un problema. Massoni, due secondi, chi si candida con i 5 Stelle deve rispettare delle regole, non deve essere stato assessore con altri partiti eccetera, fare regole c'era, non deve essere stato massone, la massoneria ha inquinato questo paese dai tempi della P2, benché nel passato invece avesse dei meriti, diciamo. La massoneria recentemente certamente non è in linea con i valori del 5 Stelle, quindi quel signore secondo me ha sbagliato ad accettare la candidatura perché aveva firmato una cosa dove c'era scritto che non era mai stato massone, quindi anche lui ha commesso, io ho firmato una cosa dove c'è scritto non sei mai stato condannato, io sono incensurato, se fossi stato condannato avrei firmato un falso. Ma una querela hai preso? Querele sì, però non sempre condannato. Sgarbi, questo secondo querele? Aspetto della questione morale, i massoni di casa tua, perché sono di Ferrara, quel signore là era proprio di casa tua, deve essere un tuo parente quasi, che è messo all'interno del Movimento 5 Stelle. Forse è un amico di Sgarbi infiltrato. Quello è un infiltrato di Sgarbi all'interno del Movimento 5 Stelle. Però è più calmo. Quello passa subito col tuo gruppo, Quello passa sicuro se viene eletto col gruppo di Sgarbi. La questione non è una questione morale, è una questione immorale, perché la immoralità è nella struttura stessa di un partito parafascista. Oddio. Che ha molto peggio di quelli anche che sono chiamati fascisti. Di chi parla? Di Casa Paolo? Sto parlando di 5 Stelle, in cui non c'è alcuna democrazia interna. Non c'è alcuna democrazia interna. I voti che ha preso Di Maio e che ha preso Di Battista sono voti di Grillo non candidato, calati su di voi senza che nessuno abbia preso i propri voti. Ogni regola fatta in un partito che non corrisponde alle regole che la legge stabilisce sono regole per i bambini, per il Monopoli. Quindi questa cosa dei Monopoli non esiste. Non si può stabilire che uno che prende 6 o 7 mila euro al mese ne deve dare la metà per ordine del partito. Non è democrazia. Se vuole lo fa spontaneamente, in silenzio e da quello che gli pare. Quindi è una ricostruzione basata sulla natura profondamente non democratica di un partito che pretende di darsi leggi diverse da quelle che gli altri partiti hanno. È una scelta simbolica di altissimo valore. Sto parlando io, sto parlando con te, mezzo candidato, candidato a metà. Perché candidato senza diritti, non sei un candidato vero, sei candidato di un partito che dà delle nuove regolette, perché senza non hai la possibilità di fare il deputato di come lei, gli altri, quindi, sei un deputato a metà. Ma non vedo perché sarei a metà. Perché? Se verrò eletto sarò deputato intero, se non vengo eletto non sono deputato. Le regole dalla legge, qui non c'è un rimborsopoli, c'è una truffa fatta da voi, creando dei danari da mettere in un fondo che non ha niente a che fare con la democrazia. Lavoro a 17.000 italiani, è tutto fuorché la truffa toglie lavoro. Non lo fa perché glielo impone un capo di partito, neanche il Duce. Voi siete con un partito commissariato da persone che vi danno degli ordini fuori dalla democrazia. Non è un partito. Le auguro di formarsi meglio sui 5 Stelle, che è un partito estremamente democratico. Ogni regola che viene posta dentro un partito non è una regola immorale. Perché serve dire che siamo più bravi noi di voi. Voi siete molto peggio. L'immoralità è la vostra, non è degli altri. Scoprirà quello che erano i partiti negli anni 80. C'è una partecipazione all'interno dei 5 Stelle meravigliosa. Negli anni 80 c'era. Moro, c'era Cossiga, c'era Fanfani, conosco la storia, c'era Berlinguer, non ci sono dei cacatori senza cultura come oggi da voi. Morti siete, come Berlusconi, siete nati morti, lei allude a Berlusconi e Renzi che hanno fatto le liste per conto loro. Un omicida che è il capo del vostro partito, che non si candida perché vi schifa. Pubblicità, ce l'avamo quasi fatta.